E buongiorno. Oggi, visto che l'esperienza di qualche mese fa vi era piaciuta particolarmente, ho pensato di tornare all'IKEA insieme a voi. Se non l'avete visto, qualche mese fa ho fatto un video dove siamo andati all'IKEA a vedere tutte le cose interessanti a tema organizzazione, che si possono riprodurre facilmente in casa. Oggi casualmente devo fare un altro giro all'IKEA per delle commissioni e ho pensato perché non approfittiamo per fare un video del genere. Io intanto mi vesto e ci prepariamo ad uscire. Allora, outfit tipico per andare all'IKEA. Scarpe comode, ovviamente, minimo fondamentale. Sciarpona calda perché è gennaio e fa freddo, quindi ogni volta che devo uscire mi copro bene. Togliamo la pinza che è solo per stare in casa. E cappotto. Se qualcuno si chiedesse cosa ci facessero stese lì queste cose, no, non le avevo preparate, ma ero già uscita e ho detto. Visto che sono disordinata, voi lo sapete che sono disordinata, vero? E voi lo sapete che una professional organizer può essere disordinata. In che senso direte voi? Sì, io sono nata disordinata e ho imparato col tempo a fare le cose. Questa è la riprova che chiunque di voi può essere più ordinato, può cambiare il modo in cui vive l'organizzazione e la casa, semplicemente sapendo come fare e come farlo nel modo più adatto alle sue esigenze. È il mio lavoro appunto aiutarvi nello scoprire come fare, soprattutto penso di essere la persona adatta visto che sono stata disordinata per tantissimo tempo. Quindi erano lì proprio perché ero uscita, li avevo mollati lì, ho detto tanto fra poco esco di nuovo e quindi così. Outfit da IKEA, dicevamo. Scarpe comode, sciarpa, cappotto. Borsa. Bene, direi che abbiamo tutto, non mi serve altro, l'importante quando vai all'IKEA è viaggiare leggeri perché lì poi prendi altro e basta. Io ho una lista, ma davvero veloce ed è nel telefono, quindi telefono. E basta, direi che possiamo. Iniziamo proprio direttamente dall'ingresso. Eccoci direttamente nel clou. Spero che questa musichetta non mi disturbi il video. Questi sono dei mobili Ivar che qui sono stati colorati di fucsia, però loro li vendono basic, quindi voi li potete fare come volete, ma mi piace anche l'idea del mescolare il legno con il colore della parete, quindi il mobile dello stesso colore è stato colorato dello stesso colore della parete per fare un bellissimo angolo di spesa. Questo probabilmente richiama di più un negozio, ma è un bellissimo angolo di spesa, quindi potreste farne solamente un angolino o anche un angolino piccolo. Questi sono in legno tra l'altro massiccio e potete mettere un sacco di cose, quindi tutti i prodotti sfusi, tutti i prodotti magari qui tipo i condimenti all'interno di una scatolina, nella scatola più grossa. Bene, è fastidioso questo coso, me ne va. Comunque sta iniziando ad esserci musica un po' ovunque all'IKEA, quindi speriamo che non venir bannata. In ogni caso, cosa vediamo da questa
dall'organizzazione di questa libreria, che mi sembra una libreria mista soggiorno ma anche ufficio, perché ci sono quei raccoglitori, questi raccoglitori dove stanno bene le cose da ufficio. È stata creata una libreria con un mix di cose, ovvero di libri lì e anche qui, quindi alternati in blocchi di 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, scatole, tantissime scatole di diverso tipo, quindi a contenere anche diverse cose, scatole con coperchi e scatole senza coperchi per le cose più grandi, voluminose e che sono più comode all'uso. Ok, qui magari volete nascondere delle cose, sono più piccole e magari ci stanno cose diverse, qui cose più voluminose e che dovete prendere e usare al volo. Quindi mescolati libri con scatole chiuse e aperte con diverse funzioni e oggetti di decoro molto carini. In questo caso sono stati utilizzati degli alberelli natalizi che in realtà stanno bene un po' in tutte le stagioni, un vasetto, la sveglia e dei libri in svedese. Se qualcuno sa tradurre il titolo, a me piace un sacco il disegnino, quindi cosa racconta questo libro? Chiedete spesso dell'organizzazione sotto lavello. Io ho un cassetto unico, questo invece, come notate, è diviso a metà, quindi c'è il sotto, è più piccolo del mio, però comunque riescono a starci tanti cesti dell'immondizia. Qui hanno pure scritto vetro, carta, umido, se qualcuno togliesse questi cosi sarebbe meglio, lattine. E poi un cassetto superiore, che ovviamente è più basso per lasciare spazio al lavello, con diversi cestini per l'organizzazione delle spugnette, degli spruzzini per... questo in realtà non ci sta bene perché poi sbatte e lo devi tenere steso per forza, però appunto con guanti e cose da cucina è davvero comodo. Questa è una novità, non l'avevo mai visto, ed è un porta oggetti per ripiano. Questo deve essere comodissimo per chi... che non disturbano gli oggetti sul piano di lavoro e a vista, e una volta montato è così ed è in bambù, un po' più scuro del bambù che ho io a casa, ma è davvero bello. E questo questo non lo capisco, vediamo se lo troviamo in funzione da qualche parte. Forse è semplicemente uno scolapiano. Sta la segnano come novità, invece è una delle cassettiere che ho in casa, fra le più storiche, le più amate e le più durevoli. Intanto sono 6 cassetti più o meno lunghi quanto una 4, quindi pensato per l'ufficio, per il metallo, per metterci dentro i documenti. C'è anche questo porta etichette dove potete etichettare ed evidenziare quello che c'è nel cassetto. Noi in realtà l'abbiamo usato sia come porta documenti, ma in realtà come tante altre cose. L'abbiamo usato in cameretta di sole, abbiamo tolto le rotelle e abbiamo segnato con disegni, mutandine, quando era piccola, calzini, canottiere e così, in modo da utilizzarla proprio come cassettiera per lei, in modo che fosse immediato per lei riconoscere subito quello che c'era all'interno del cassetto. Ma poi col tempo l'abbiamo usata anche in altre modalità e diverse, può essere utilizzata come porta attrezzi, adesso la stiamo utilizzando in casetta come porta attrezzi, quindi ogni cassetto contiene un attrezzo diverso per la sistemazione della casa
e così via. Devo dire che è davvero semplice, elegante, perché è pulita anche nella sua linearità e durevole, soprattutto per il fatto che è metallo. Organizzazione in bagno, questo è un po' come ho organizzato anch'io i cassetti del mio bagno. Non ho questi contenitori trasparenti che mi piacciono un sacco, ma devo dire che sono molto comodi. Io per il momento ho ancora dei cassetti di riciclo, delle scatoline di riciclo, ma il mobile è lo stesso, quindi tante scatoline diverse e di diverse dimensioni per far stare tutto il necessario in bagno. Sotto non ci hanno messo niente. È davvero comodo mettere le cose così suddivise, perché ti permette di aver libera la superficie del lavandino, e la superficie libera del lavandino ti permette intanto di non ingombrarla, ma anche di pulirlo al volo più velocemente, quindi di non perdere tempo a tolgo tutti i prodotti, li rimetto eccetera, ma proprio non c'è niente sul lavello e lo passo più velocemente. IKEA ha l'abitudine di mettere in molte camere da letto la scrivania. Io è una cosa che ho tenuto tantissimo a non avere, proprio perché entrambi siamo liberi professionisti e portava il lavoro in camera, cosa che è importante per noi che ci pensiamo costantemente, in realtà portare fuori il lavoro dalla camera. Probabilmente IKEA lo fa per far immaginare per i clienti che magari hanno delle case piccole come sfruttare al meglio gli spazi, e infatti io qua mi ci vedrei, più che una bellissima scrivania, uno specchio dove mettere una zona trucco, una zona preparazione. Ma e capisco anche che chi ha delle case un pochino più strette, piccole, sia costretto ad avere la scrivania in casa. Fatemi sapere se anche voi avete la scrivania in camera, ne sentite la necessità o se preferireste portarla fuori. Altro esempio di scrivania in camera, questa però utilizzata come angolino colazione. Questa già mi piace di più. Questa penso sia la camera preferita di Sule. È rosa, dopo tutto. Una cosa che vi chiedo di non comprare mai, vi prego, anzi fatemi sapere in quanti l'avete, è un attaccapanni di questo genere. Qualcuno di voi sa dirmi qual è il problema degli attaccapanni di questo genere? Qua siamo nella zona ingresso funzionale, come vedete c'è questo ma anche questo, quindi io consiglio questo stile di ingresso, molto più comodo ed efficace. Ma poi ci sono altri attaccapanni di questo genere, veramente anche uno lì, uno qui, sconsigliatissimi. Perché? Perché voi non siete portati a mettere a posto i vostri giacconi, voi pensate di rimetterli a posto quando li mettete qua, ma in realtà sono fuori e sono visibili e si ammassano l'uno sull'altro. Siete portati quindi a mettere sempre più cappotti uno sull'altro su questa tipologia di attaccapanni. In realtà poi si crea sempre più confusione senza darvi la comodità del riporli e riporli definitivamente. Quindi avere una modalità di organizzazione di ingresso tipo quelle lì in fondo, ok, o tipo queste qui sopra, ok, è davvero molto più comodo. Magari non mettetele così alte perché non ci arriva nessuno, è davvero molto più comodo ed efficace che self-standing, come si chiamano, appendiabiti da terra. No, bocciatissimi.
Questo è un porta tovaglioli, infatti è nella zona tovaglioli, ma in realtà è utilissimo come vassoio o come delimitatore in generale di spazio. Che cosa intendo? Se ogni cosa deve avere il suo posto, anche magari sulle vostre superfici, sulle vostre credenze e librerie, questo può essere il contenitore o il delimitatore di spazio di una candela, un piccolo decoro o quello che ci dovete mettere. Quindi voi sapete in automatico che questo è lo spazio, e questo dà un sacco di definizione proprio di spazio, dà la casa alle cose e dà un senso di ordine visivo e non disordine. Altrettanto questa funzione hanno i vassoi, proprio di delimitazione dello spazio. Mi raccomando, fate attenzione a non prenderli troppo lontani dalle fantasie della vostra casa, altrimenti rischiate di creare un gran disordine visivo. Ok? Cosa migliore è prendere questi molto basic, legno, ma anche questi sono stupendi, o questi per un salotto, un tavolo. Adesso l'attrezzo di prima ha tutto un altro significato. Questo è metallo e quindi sì, definitivamente è uno scolapiatti. Tra l'altro qui in Ikea trovate un sacco di prodotti antidisordine visivo. Vi faccio un esempio: quante volte queste spazzoline qui, oltre che le trovate in plastica, ma sono in plastica colorata, terrificante, che sta malissimo all'interno delle vostre case. Non solo questo è riutilizzabile perché è metallo, ma questo poi si ricicla e lo potete comprare nuovo. Così, e con questi colori neutri e semplici vanno a creare un ambiente sobrio e riposante all'interno della vostra casa, e più che altro vanno a mascherarsi e nascondersi all'interno della vostra casa senza fare quella macchia di colore che non c'entra niente all'interno della vostra cucina. Altra cosa per combattere il disordine visivo, questi ad esempio no. Assolutamente. Questo sì. Bello questo. Deve essere un barattolo, non ho capito come lo puoi chiudere. Anche questo, potete prendere un qualsiasi vasetto e riciclarlo, vi aiuta a combattere il disordine visivo. Tutti uguali. Questo ad esempio. Perché? No. Questo sparisce all'interno della vostra cucina. Questo no. Il concetto del disordine visivo è che voi non volete cose nella vostra cucina che vi saltino all'occhio e rovinino l'atmosfera visiva della vostra cucina. Volete cose che si nascondano per creare un ambiente in base al vostro stile, con i vostri colori e con quello che voi volete che ci sia all'interno della vostra cucina. Non disordine visivo. Suddivisori per cassetti, quelli hanno messi nell'area bagno, ma in realtà stanno bene in qualsiasi zona della casa. Eccoli qua. E arriviamo adesso alla parte che preferisco, ovvero la parte organizzazione. Cestini. Cestini e scatole. Da dove volete iniziare? Cestini, ovviamente. Cestini per qualsiasi gusto. Questo può essere utilizzato sia come portapiante, ma anche come organizzatore di coperte. Lanciate le coperte al suo interno e stanno benissimo, o qualsiasi cosa di grande volume. Le coperte prendono un po' più di un po' più di polvere, ma sicuramente è un bello organizzatore per cose belle e voluminose. Questo in realtà lo vedo bene all'interno di una libreria, perché è squadrato e quindi ci sta meglio all'interno di una libreria.
Questi sono carini, ma più decorativi se sono nel vostro stile, perché l'organizzazione è più squadrata che tonda e effettivamente le cose tonde mangiano più spazio di quelle squadrate. Infatti questo è migliore all'interno di una libreria. Anche questi sono perfetti all'interno di una libreria, di una dispensa. Questo è il mio cesto del riordino, devo dire, comodissimo, perché hai due manici, lo puoi prendere e portare in giro con tutte le cose da riordinare in quella stanza. Infatti io lo tengo sempre vuoto e poi lo porto in giro per dove deve essere messo a riordinare. In realtà io ce l'ho tutto neutro. Questo mi piace un sacco in camera di bambini, dove ci devono stare peluche e cose così ordinati, ma lanciati dentro alla bene meglio, senza dover costringere un metodo di riordine particolare. E queste sono le ceste più belle del mondo, perché sono squadrate in materiale naturale e davvero funzionali, perché sfruttano tutto lo spazio del mobile, mentre quelle tonde appunto ne utilizzano meno. Qua ci sono scatole per tutti i gusti, veramente. Fatemi sapere qual è quella che vi piace di più. Anche questa qua squadrata ma morbidina mi piace un sacco. Questi sono quelli che ho io nella mia cucina, ovvero io ho questi all'interno della dispensa per organizzare le diverse aree, quindi ne ho una per la frutta secca, una per le spezie e così via, e questi più piccolini sul piano di lavoro per organizzare i condimenti, e poi quando devo avere l'insalata in tavola prendo il cestino e lo porto direttamente a tavola. Questo funziona bene perché è rigido, questi no, perché sono un pochino più morbidini. Questi li vedrei più in un bagno, svuotatasche, un ingresso. Passando poi alla parte scatole, anche qui scatole di ogni forma e colore, funzionali proprio per diverse esigenze. Queste sono in cartone, più o meno, con la maniglia, molto carine. Ma le mie preferite sono quelle. Dicevo, le mie preferite in realtà sono queste, proprio perché hanno sia lo spazio per l'etichetta che la maniglia. In realtà sono adatte in un armadio o in una libreria chiusa, perché sono in questo materiale di stoffa, direi, che rischia di prendere tanta polvere, per cui queste belle ma al chiuso. Altra cosa che adoro e ho sempre quotidianamente nella mia libreria sono queste scatole bianche, davvero semplici, che appunto facilitano il riordino in modo semplice. Quindi qua ci metti il nome della cosa che c'è all'interno e riesci a ordinare tante piccole cose con una semplice scatola bianca, anzi ne prendo una. Queste ovviamente sono le mie scatole preferite per il garage e per ordinare il fuoristagione, e quindi queste sono le scatole del Natale, detta in due parole. Avete messo via le decorazioni di Natale? Fatemelo sapere qui sotto. Anzi, per la precisione, queste di questa precisa dimensione. Poi naturalmente dipende dalle dimensioni del vostro garage, delle cose che dovete mettere e dei vostri spazi. Prete ma scatole, queste sono le scatole invece da armadi per riporre il cambio stagione. Anche qui la solita domanda: voi lo fate il cambio stagione? Io ho queste scatole qui in realtà in rosa per la cameretta di sole e altre in camera mia. Devo dire che sono davvero funzionali, proprio perché ci sta dentro di tutto. Ad esempio questa si apre a metà e riuscite a vedere facilmente quello che c'è al suo interno. Questa è in stoffa, la rigidina, sempre in stoffa per un bel cambio stagione importante. Mi piace questa molto. Naturalmente il dettaglio non da poco, qui c'è lo spazio per inserire l'etichetta con la descrizione di quello che c'è al suo interno.
eccoci, finita la nostra esplorazione all'IKEA. Io spero di avervi fatto vedere un po' di angolini interessanti che possano esservi anche di ispirazione per le vostre case. Spero di aver fatto delle riflessioni interessanti che vi si possano adattare alle vostre esigenze. In ogni caso, se state valutando un percorso insieme a me, vi invito a prenotare una chiamata gratuita dove ci sentiamo, capiamo quali sono le vostre esigenze e capiamo insieme se sono la persona adatta a voi e qual è il percorso adatto a voi. Ah, dimenticavo di farvi vedere il mio shopping. Il mio shopping è stato veramente basic e semplice. Ho preso un sottovaso, un vaso con muco e il suo coprivaso. In realtà l'avevo preso semplice così, ma mi sono accorta in cassa che mancava il suo sottovaso. Questo non so cosa farmene. Mi inventerò qualcosa. E perché mia mamma mi ha dato una talea di quella pianta che ho fatto radicare nell'acqua, ha radicato benissimo, adesso però piccina, è ora di piantarla perché sennò si scoccia, e una di quelle scatole bianche che vi ho detto sono davvero comode da utilizzare per l'organizzazione in particolare della libreria. Anzi, appena torno a casa vediamo se riesco anche a farvi vedere come la posiziono. Io vi ringrazio ancora per aver visto questo video, se vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un pollice in su, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo alla prossima.